Ok, rimaniamo sempre con Zero Brain. Proviamo a vedere l'installazione, che forse può essere addirittura più facile, quella con l'installer. Questa installazione scarica un programmino, che vedremo che sono solo 6 MB. Questo programmino, una volta che lo lanciamo, ci permette di specificare dove vogliamo installarlo, e poi a questo punto lui si installa in quel posto e viene lanciato direttamente qua dentro. Okay? All'interno di questo programmino, della sua installazione, abbiamo visto prima che ci sono una serie di samples, e questi samples ci sono delle lezioni, per esempio qua, Zero Brain Lessons, e qui abbiamo sostanzialmente una serie di opzioni. Quindi, se mettiamo schermo intero, qui c'è un corso che possiamo navigare, ok, cliccando su Next, e qui abbiamo le istruzioni per salvare tutto, insomma, tutto questa cosa, e poi ad esempio ci fa vedere questo piccolo esempio in Lua. È un programmino che calcola la radice quadrata usando una piccola tecnica, che in pratica, facendo la radice quadrata di un certo numero, lui fa una funzione, radice quadrata, e poi prende tre funzioni, e di queste tre funzioni prova a fare la funzione try, dato un punto di partenza. E torna sostanzialmente o va a verificare se la risposta è buona, quindi la risposta è buona se il quadrato di questa opzione meno il numero in valore assoluto è molto piccolo, ok, allora ci va bene, altrimenti se non è buona allora fa l'OR e prova a fare un'approssimazione migliore. Questa è una tecnica, insomma, matematica, ma è solo per farvi vedere che qui è possibile scrivere un programmino, e questo programmino, che si chiama 05 Running, vedete, possiamo provare a fare il run di questo programmino. Ok, dicevo, per lanciare questo programmino bisogna sostanzialmente evidenziarlo sulla sinistra e fare il set as start file. A questo punto, facendo questo F6, quindi cliccando questo, vedete che lui effettivamente trova che la radice quadrata di 612 è 24,73. Possiamo anche fare una piccola prova andando local console e vedere se è vero che 24,73 per 24,73 fa effettivamente 611,57. Io ho preso un numero approssimativo, quindi come vedete ci permette di fare un po' di prove. Altri esempi che ci sono qua possono essere questo, quindi vediamo output Lua, facciamo set a start file e poi facciamo il lancio, e vedete che lui ci ha fatto vedere qua sotto quello che è uscito, quindi print questo e poi print di quest'altro. È possibile ovviamente avere dei progetti complicati, ma ai nostri fini noi useremo Zero Brain sostanzialmente per fare delle cose molto semplici, no? Quindi andiamo nel nostro sempre qua, e proviamo a fare anche qui qualcuno di queste lezioni. Quindi contents, questo qui è una guida, quindi vedete che il primo esperimento è Hello World, quindi possiamo cliccare, settarlo come start file e poi lo lanciamo, e vedete che abbiamo Hello World. Se poi andiamo avanti ci sono altri esempi,
c'è tutta una spiegazione. Vabbè, qui ci sono una serie di cosette, ma a noi interessa adesso farvi vedere soltanto che ho dato un programma che potete mettere come start file. Potete anche fare clic qua, vedete che compare un puntino rosso, e quando fate il questo triangolo verde semplice, andiamo in una sorta di debug. Ok. Ok, ci risiamo, nel senso che cliccando questo tastino vedete che compare una freccina verde che ci dice che noi siamo posizionati qua. Quindi a questo punto possiamo fare il cosiddetto step in avanti, cioè step over, oppure lo step into. Step over vuol dire che va nell'istruzione successiva, e step into vedremo che invece va dentro le funzioni eventualmente chiamate. Quindi se noi facciamo così, step over, vedete che lui è andato in questa e ci ha fatto vedere 30 più 31. Se facciamo ancora questo, ci fa vedere 60 per 60 e così via. Se vogliamo farlo andare avanti, dovrebbe esserci questo che lo fa finire, questo programmino, oppure si può specificare una posizione e poi dire lavora fino a lì. Vediamo solo se c'è qualche altro esempio di qualcosa, quindi ci sono numeri reali, eccetera, non ci sono funzioni, vediamo. Però se noi avessimo delle cose un pochino più complesse, possiamo analizzare poi tutte le funzioni. Però diciamo che come primissimo incontro con Zero Brain, anche questo va bene così. Diciamo solo che se voi voleste partire da zero, come ho visto prima, vi posizionate su una directory, quindi fate project directory choose, andate in un posto dove volete creare una cartella, ad esempio apps qui, e mettiamo Lua projects, e poi qui potete selezionare il folder e avete sostanzialmente potete lavorare. Quindi voi potete inserire un nuovo untitled qua, e qui potete fare ad esempio function, come ho visto prima, una funzione che fa un incremento di un numero, quindi function inc di x, e gli mettiamo return x più 1, e qui gli mettiamo end. Okay? A questo punto possiamo fare inc di 4 e lo mettiamo in un local x uguale inc di 4, e ci aspettiamo, facendo print di x, di aver stampato sostanzialmente 5, perché il 4 viene incrementato. Quindi salviamo questo programmino, lo chiamiamo prima prova. Ok, default credo che lo metta come programma di set start file, no, quindi lo mettiamo. Facendo il run, come abbiamo visto, vedete che ci ha fatto vedere 5. Se invece mettiamo un breakpoint qua e lo lanciamo in debug, vedete che lui si blocca. Okay. C'ha ogni tanto dei piccoli problemi. Ok, started. E a questo punto possiamo anche usare i tasti numerici, quindi possiamo fare F10 per andare dentro INC 4, perché se noi facciamo quello che abbiamo visto prima, step over, shift F10, facciamo shift F10, vedete che siamo passati oltre e quindi abbiamo sostanzialmente
il valore di x è già quello che verrà stampato, no? Quindi noi possiamo fare x e vedere, magari con la console, x vet che vale 5, quindi qui possiamo vedere quanto vale, e poi facendolo andare avanti, anche così, lui ci fa vedere 5. Se invece noi facciamo il debug, ci fermiamo lì, e clicchiamo invece questo, vediamo il programmino che va avanti passo per passo. Quindi facciamo F10, in questo caso F10 mi fermava la registrazione, e lo facciamo con così, quindi step into, vedete che facendo step into la freccina verde è andata dentro la funzione inkx, e a questo punto vedete che x vale 4, quindi se lo faccio andare avanti all'istruzione successiva è uscito, e a questo punto x varrà 5. Ok, vedete che mettendo il mouse sopra la variabile ci fa vedere il suo valore. Ok, e questo questo qui fa andare avanti il programmino. Quindi questa piccolissima cosa con Zero Brain è tutto per questo secondo video.